C'era una volta, in una città non troppo lontana, una piccola fiammiferaia di nome Greta. Greta era una ragazza allegra e piena di vita, ma il suo mestiere di vendere fiammiferi non andava esattamente a gonfie vele. Era colpa di quell'ingegnoso inventore di nome Enrico Accendino. Grazie ai suoi fantastici accendini, la gente aveva dimenticato i vecchi fiammiferi e preferiva accendere le proprie sigarette con quei piccoli oggetti di metallo anziché con le scintille dei fiammiferi di Greta. Così Greta si trovò ad avere un sacco di scatole di fiammiferi invendute e un portafoglio piuttosto vuoto. Ma Greta non si scoraggiò. «Se le persone non vogliono più i miei fiammiferi», pensò, «troverò qualcos'altro da vendere». E così decise di mettersi in proprio, vendendo limoni allo stadio durante le partite di calcio. Chi non vuole una bella bevanda fresca e una fetta di limone durante una partita? Pensò Greta. Sarò la regina dei limoni. Con il suo carretto pieno di limoni succosi e freschi, Greta si avventurò allo stadio in una giornata di grande partita. Indossava un cappello a falda larga e portava una maglietta con su scritto «Limoni di Greta, il miglior modo per spegnere la sete». Le persone erano incuriosite dalla sua novità. «Limoni allo stadio? Che idea fantastica!» esclamavano. E così, in poco tempo, Greta si trovò circondata da una folla di tifosi assetati, desiderosi di acquistare i suoi limoni. La sua attività prosperò. Ogni partita, Greta vendeva tutti i suoi limoni, guadagnando più di quanto avesse mai fatto con i fiammiferi. Le persone non solo apprezzavano i suoi limoni freschi, ma adoravano anche l'entusiasmo e il sorriso contagioso di Greta. Finalmente, Greta si era ritrovata la sua strada nel mondo del commercio. E anche se gli accendini di Enrico continuavano a bruciare, Greta aveva trovato una nuova fiamma nel suo cuore, grazie ai limoni e alla gioia che portava con sé.